di una partnership importante. Ben che diventa il nostro sponsor di maglia, un jersey sponsor, è un'azienda che era già vicina a Modena Volley, che aveva già fatto una sponsorizzazione importante e poi è arrivata sulla maglia da gioco. Darei la parola subito ad Andrea Sartoretti, che ringrazio di essere qui, ringrazio anche Stefano Mossa, amministratore delegato di NEM Sistemi, ringrazio il nostro Erwin Engapé. A te la parola, Andrea. Buongiorno a tutti, ovviamente sono qui a ringraziare principalmente per questa partnership, per questa conoscenza, per questo affiatamento che sta crescendo sempre di più perché, come è stato detto, l'anno scorso vi siete approcciati al nostro mondo e siamo orgogliosi che un'eccellenza come voi abbia scelto un'altra eccellenza della quale crediamo. Ci riteniamo anche noi nel nostro campo e insieme ecco, ci siamo piaciuti, ci siamo cresciuti, stiamo crescendo ancora perché siamo due realtà molto ambiziose e questa cosa ha fatto sì che potesse sposare ulteriormente per questa stagione, ma anche, posso dire, anche già c'è un accordo anche per la prossima, quindi è un accordo biennale che abbiamo iniziato. E quindi con orgoglio, ecco, rappresentando Modena Volley, posso dire che anche il sistema ha scelto di affiancarsi e vi ringrazio in nome di tutti. Parola a Stefano Mossa, amministratore delegato di Venno. Beh, intanto ovviamente ringrazio tutti i Modena Volley, ringrazio Sartoretti per le belle parole. Sì, è vero, ci siamo avvicinati l'anno scorso, no, ovviamente prima non ci siamo avvicinati allo sport, con un minimo di intuito avevamo capito che comunque non era più un'eccellenza, mi piange il cuore dirlo, perché c'è ovviamente il gagliardetto anche del calcio, delle due realtà. Credo che invece possiamo essere di esempio per altri sport con questa ricerca dell'eccellenza tra i partner. Devo dire che è anche nel momento in cui mi sono avvicinato, anche il fatto che il nome della squadra sia Azimut, con la quale collaboriamo dal punto di vista ovviamente digitale, mi ha fatto capire veramente che c'era l'occasione per dimostrare come un ecosistema di eccellenze possono farci reciprocamente crescere. Anche perché molte delle tecnologie di cui ci occupiamo sono nel digitale, come ben sapete ormai il digitale è pervasivo, è dappertutto, può essere che il coach un domani possa usare le tecnologie, voglio dire, anche grazie all'aiuto di una VM, visto che ci avviciniamo sempre di più anche a queste componenti. Abbiamo tecnologie per esempio nell'ambito della collaboration, dello sharing di informazioni che è essenziale. O avere real time analytics, cioè avere certi dati veramente in tempo reale, non una settimana dopo, durante l'allenamento. Quindi sono convinto che potremo dare anche un contributo, ovviamente perché questo ottimismo si trasformi in realtà bisogna studiare, lavorare sodo, avere grande capacità di ascolto reciproca per conoscersi meglio. Però una cosa che confermo in pieno, sento che siamo un club dell'eccellenza. Grazie. Quanto ha influito la passione per lo sport, come diceva prima anche nell'intervista che ho fatto con la televisione, la condivisione di valori anche umani con Modena Volley? Beh, sicuramente il team, devo dire, le prime due persone che ho conosciuto un po' più approfonditamente, oggi conosco anche Katia, ma sicuramente sono qua oggi, che sono Simona e Sartoretti, quindi è stata questa comunione di intenti. Devo dire, tra l'altro, il percorso che è stato scelto in una logica di crescita sostenibile, cioè anche quando abbiamo deciso come, fin dove si poteva spingere una VM, ho apprezzato anche il fatto che si potesse condividere un percorso per noi sostenibile all'interno di quello che era le esigenze anche del Modena Volley. Crescita sostenibile è proprio uno dei nostri mantra. L'altro è la qualità, e credo che qualità umana non solo, entrante e uscente, quindi su questi due temi e capitale umano, qui credo che abbiamo un esempio fantastico di capitale umano, mi ci ritrovo tantissimo. Quindi davvero questi sono i nostri tre pillar, i nostri valori fondanti che, guardando il Modena Volley e poi anche questo percorso di crederci, c'è stato sicuramente un disruptive moment, come si dice 2 anni fa, non banale. Secondo me è stato scrivere una pagina affascinante, perché non è banale quello che Modena Volley sta facendo, non solo sul campo.
quando, grazie, quando parla di una VEM, che cos'è esattamente VEM? Ottima domanda, che questo mi dà l'occasione di dire innanzitutto che oggi siamo anche già un gruppo piccolo, ma siamo diventati a tutti gli effetti un gruppo, perché oltre VEM, che si occupa di che cosa? La nostra mission è rendere semplice la fruizione di servizi e soluzioni di information and communication technology che sottengono un'elevata complessità tecnologica. Quindi rendere semplici cose complesse in qualunque ambito tendenzialmente è un valore. Quindi questa è un po' la nostra mission. Nello specifico poi ci occupiamo di tecnologie che vanno dal cloud, che oggi è molto molto... per tutto quello che riguarda le infrastrutture di collaboration su video, soluzioni per lo smart working, per esempio. Smart working significa oggi tante cose si possono fare non tanto da casa, quello del telelavoro è una cosa molto banale da dire. Smart working vuol dire poter condividere informazioni, lavorare dall'aeroporto, dal treno, dall'ufficio, da uffici remoti. Tra l'altro questa è un'esigenza che presumibilmente anche lo stesso staff di Modern Valley oggi o un domani molto vicino può avere, perché si viaggia, si è anytime, anywhere, scusate l'inglese, viene fuori molto spesso, però in qualunque posto, in qualunque momento e con qualunque mezzo a disposizione, dallo smartphone fino al PC. Queste sono un po' le nostre soluzioni, ma ce n'è un'altra su cui cerchiamo di diventare champion, siamo un po' un'eccellenza nell'eccellenza, sia attraverso le soluzioni di security, di information security VM, ma soprattutto con un servizio che abbiamo fatto con una startup che è nata 3 anni e mezzo fa. Dopo il 50° mese non si può più dire che è una startup, Certigo è 53, mi concederete questo Certigo. Sopra ci sono dei cyber warrior, dei ragazzi proprio che fanno difesa di cyber security. Non farò nomi, ma tantissime grandi aziende modenesi, tantissime grandi, oggi si servono di Certigo, e quindi dopo vi invito, perché credo che sia così un'occasione per mostrare un'eccellenza d'eccellenza. Una startup che oggi è già un'azienda con solo qui una decina di dipendenti, partendo da zero, e che ci sta dando grandi soddisfazioni, sia di qualità che di bilancio. Quindi è già una società che guadagna, e questo non è banale una startup. Assolutamente no, grazie anche per la spiegazione, direi è stata molto chiara, non era facile rendere così semplice il discorso che avete fatto. Ci sono altre curiosità legate alla partnership? Direi che fosse stato molto esauriente. Andiamo anche alla parte sportiva a questo punto con Erwin Engapé. Erwin, una vittoria importante a Latina. Poi ce l'ha detto, una vittoria dove i ragazzi hanno sofferto ed era giusto soffrire, perché una squadra per diventare grande deve soffrire. Avete sofferto, però i 3 punti sono arrivati. Sì, è quello che ci siamo detti all'inizio della stagione, perché non abbiamo avuto tanti tempo per prepararci, e come tutte le squadre molto forti che hanno tutti i giocatori in nazionale, quindi sapevamo che all'inizio stagione ci stava di soffrire, però è importante provare a vincere per non perdere punti, e anche se non abbiamo giocato così bene, alla fine siamo riusciti a vincere e a prendere 3 punti, quello è molto importante anche per il futuro. Alessandro Trebbi, resta il carino. Io ti chiedo come ti sei trovato con Martin, la prima partita che facevate fianco a fianco tutta la partita, insomma, di eccezione, come ti sei trovato in generale? Ma siamo trovati molto bene, cioè noi ci alleniamo tanto insieme, non è che è la prima volta che siamo di fianco, però sì, no, siamo trovati bene, penso che questo è il segnale per dire che siamo molto, molto uniti e che siamo veramente una squadra forte, perché non è semplice iniziare così dopo che Tim stava male con il ginocchio e Martin è stato presente, ha fatto un'ottima partita e noi ci siamo trovati molto bene. Francesco Cottafava, che tutte le squadre? Sì, io Erwin ti chiedo, tu sei uno dei reduci dell'anno scorso, il terzo set di Latina, quello finito 34-32, se non mi ricordo precisamente, è il po' il simbolo del cambiamento di questa squadra, adesso c'è forse una mentalità più a lottare, anche a sporcarsi in mano, un po' diversa. Sì, è vero, l'anno scorso forse a questo set l'avremmo perso, anche perché abbiamo parlato molto di questo, che è molto importante non perdere punti sulla strada, perché
dopo andiamo in playoff quando si inizia. E l'anno scorso siamo arrivati quarto in età e siamo trovati sulla strada di Macerata in semifinale, forse perché abbiamo lasciato un punto o due, quindi è molto importante non lasciare punti e ne abbiamo parlato anche nell'allenamento ieri. Non abbiamo giocato così bene, però questo terzo set, forse era un set che ha salvato non la stagione, però che può rendere più semplice il percorso per arrivare dove vogliamo arrivare. Com'è stata la preparazione della gara di Latina dopo la sconfitta con Civitanova? È stata una settimana dopo una sconfitta contro Macerata e dopo non mi ricordo quante volte fa che perdiamo contro Macerata. È stata difficile, però è lì che si vede le squadre forti, le squadre che vogliono arrivare fino al fondo. Non è stato facile, però secondo me l'abbiamo gestita molto bene e, come ho detto, il più importante dopo una sconfitta è ritrovare la fiducia e vincere. E anche se giochi male, l'importante è vincere, l'abbiamo fatto. Altre domande? Io vorrei chiedere a Sato come sta Tina, se abbiamo notizie di un auto, se si è fatto fisico, controlli, se ci sarà Combiano. Se sarà sicuramente dei nostri, come era anche a Latina, che non era disponibile. Ha avuto un po' di acciacco al ginocchio, ma sono, diciamo, inciampi del mestiere, situazioni che avvengono quando giochi di alleni tante volte. Qualche affaticamento, qualche infiammazione può capitare. Okay. Una domanda a Stefano Bossi, che vedo al Palapanini. Secondo te il valore aggiunto di un pubblico come quello di Modena, cioè che cosa dà in più ad una squadra fatta di campioni come Gapè, che ha un feeling con il pubblico che si tocca, no? Lui adesso non voglio... A parte il fatto, appunto, che ero ringraziato prima, anche mia figlia gioca nel Maranello Volley, non è pubblicità, ma è una verità. Quindi, no? È una verità, e quindi già c'è, diciamo, il mito del campione tecnicamente, poi fa delle cose incredibili che avvicinano ovviamente sempre di più il pubblico e credo aiutino in quella niccia per poi rendere il Palapanini un posto incredibile, perché l'anno scorso, nell'ultima di campionato, avete dato il dato che abbiamo demolito come ingressi, non c'è nessuno che si avvicina, c'è la media ingressi che fa impressione, sì. Perché non è la partita ovviamente con Macerata che riguardare che fa sold out, perché vicino al sold out si è andati, quindi credo che dipende poi che a livello umano che persona sei, se sei caldo o freddo, perché non tutti registrano, però vedendolo giocare, per come si incavola anche quando sbaglia, credo che giocatori come lui sentono moltissimo. Come posso dire, in qualche misura cerco di parlare anche da noi, quando usciamo, quando facciamo un bel deal, quando compriamo una prodezza nel nostro campo, magari prendere un progetto battendo anche le macerate, ce le abbiamo anche noi le macerate, e certo, ci sono sempre quelli più bravi, più potenti, è normale, però puoi farcela e questo del contesto è assolutamente fondamentale, quindi credo che sia una leva incredibile, che dia anche una forza, ahimè alle volte diventa anche però un peso, penso, perché senti la responsabilità, perché chiaramente contro Macerata al quarto set non credo. No, è tosta, perché su 19-15 sono quelle immagini che ti restano. Credo che se ne parli, insomma, poi se possiamo adesso poi questa la dico, magari la tagliamo, ma vi devo dire questa gag che è incredibile, che è girata una foto del sui centro di noi, adesso non so per dove sia nato, ma c'è una foto incredibile, secondo me il coach era un po' agitato, nervoso, una foto che gira che è incredibile, che gira tra WhatsApp sui social, che c'è, per chi vede il trono di spade, c'è il re del ghiaccio, che è uno cattivissimo del regno dei morti, e gira, questa è la storia, c'è dopo la fortuna. Non è stata fatta da un mio amico, cioè gira, perché tutti quelli che hanno il pallavolo, insomma, bisogna anche saper sdrammatizzare, ecco. Prendersi sul serio, ma fino a un certo punto, perché
È un lavoro, ma è anche un gioco, ma questo credo anche nella vita, nel nostro, sì. Perché credo che siano gli effetti, sono le cose che vengono un po' prima, dopodiché, dopo, e poi l'impegno. Ecco, io quello che mi piace è che, insomma, quando sei lì con 5.000 persone che ti guardano, vedere quello che non molla mai, io godo. Poi puoi sbagliare, però, ecco, non mollare mai è una roba bella che... filosofia. Sì, sì. Scusate, adesso ho fatto l'ultima domanda a Erwin, invece c'è un tuo punto. Noi ormai su Modena ci siamo abituati, quando abbiamo visto il tuo colpo, il tuo Enga Back, però c'è questo video che sta facendo il giro del mondo. Mi racconti quell'azione, perché insomma, alla fine sono 38 secondi esatti, dalla battuta a quando tu fai il quel colpo all'indietro, perché avevi battezzato Enga Back. Bellissimo. È stato un punto molto lungo con due o tre difesa e alla fine è arrivata sta pala in mano di Bruno, ci siamo guardati e siamo capiti in un secondo e l'ho messa lì e è arrivata così, però non è una cosa pensata, no? Io non c'è, arriva così queste pale, anche quello il bello che abbiamo nella nostra squadra è e con Bruno soprattutto questo feeling che ci siamo guardati su questo punto si vede proprio, cioè ci guardiamo e lui mi vede lì e poi faccio la mia cosa e è andata bene e ho guardato subito Rado perché questa volta è andata bene. Questa volta è andata bene. Direi che... L'altra battuta di mia figlia è... Adesso non ricordo il giocatore, ma... Mazzone. Io ero in seconda fila, quindi questa la faccio senza il microfono. Ero in seconda fila, io non ho visto cosa aveva fatto, però insomma gli ha dato un po' una guarda, Meluto mi guarda e fa: papà, sei come lui. Ho detto: cazzo, questo è un complimento. Dipende dai punti di vista. Direi che insomma, siamo in grande misura. Grazie mille a Stefano Bossi anche per la simpatia, per come ci ha coinvolto, anche quelle che sono le emozioni che noi diciamo sempre, alla fine quando ci si avvicina al nostro sport e alla nostra squadra l'emozione gioca un ruolo importante. Sì, ragazzi, siete veramente un bel gruppo, poi la presidentessa, vi ho avuto poco recentemente, c'era Simone al nostro evento, Talent Mesh Ideas, se pensate già a playoff, i talenti che mescono le idee, stiamo investendo tanto sui giovani. Che è un vivaio, invece che sportivo è un vivaio per fare... Ci sono tre ragazzi di sopra, adesso oggi sì, non so se sento di tre, che abbiamo prelevato, pensate, da Cyber Academy, che ce n'è una sola in Italia ed è a Modena, le persone non lo sanno. E poi una delle mie manie è quella di creare questo connubio tra l'eccellenza che non è solo motori e pallavolo, ma anche nel digitale. Vi daremo delle belle soddisfazioni come Emilia Romagna, come Modena, come Forlì, quindi ci sono tre ragazzi che si sono post diploma, Cyber Academy, ce n'è una sola, è dell'Università di Modena che lo fa, sono dentro San Filippo Neri, 6 mesi di corso dove possono accedere ai laboratori fino a mezzanotte, dormono dentro il San Filippo Neri, posto incredibile e questo agevola poi le aziende per avere dei cyber analyst, degli esperti di sicurezza che sono profili molto difficili da trovare, esattamente come sono molto difficili da trovare altri tipi di talento. Quindi. Bene, bene, grazie mille a Stefano Bossi, grazie ad Andrea Sottoretti, grazie ad Erwin Ingappè, facciamo una foto.